Lo studio dei suoni armonici costituisce una base di conoscenza del suono del proprio strumento ed un principio di ciò che sarà poi lo studio dei sovracuti, corrispondenti ai suoni armonici di un pedale di base, mantenendo una diteggiatura di partenza, esattamente come avviene negli ottoni. Il sax non è un ottone. Le note pedale migliori sono date dalla prima terza maggiore di note gravi, si bemolle, si, do, do diesis e re, in quanto note più gravi, le quali comportano una maggiore lunghezza del tubo chiuso. Più grave è la nota di partenza, maggiori sono la facilità di estrazione degli armonici e l'estensione di essi. Vale a dire che l'estrazione di armonici tende a essere più facile su uno strumento di taglio grave, come il tenore, piuttosto che su uno di taglio acuto, come un soprano. Tutto dipende comunque sempre dall'abilità del musicista. Diteggiando la nota di base, ad esempio si bemolle, si deve tentare, pensando alla nota successiva e variando la spinta dell'aria, l'apertura della gola, che deve quasi cantare la nota, ed un po' con l'impostazione, ma in maniera leggera di semplice supporto, di ottenere l'armonico di ottava, quinta, ottava, terza, quinta, settima e così via. Tendenzialmente l'armonico di terza, che si trova due ottave più una terza al di sopra del pedale di base, presenta maggiori difficoltà rispetto ai precedenti suoni.